Siamo al convento di Santa Croce a Villa Verucchio, qui vicino Rimini, dove secondo la tradizione San Francesco nel 1213 piantò questo cipresso che è alle spalle di Padre Sandro e è rimasto ancora diciamo da quell'epoca un po' cadente, insomma, con vediamo qui i sostegni, però è una testimonianza del passaggio del santo. Qual è la storia di questo cipresso, Padre Sandro? Ecco, San Francesco, passando per questo luogo dove c'era questa cappella dedicata alla croce, si fermò e si mise in preghiera e si attese un pocherello per scaldarsi e aveva un bastone che si era servito per il viaggio. E ora, a un certo punto, detto che non serve più, lo buttò nel fuoco. Però non bruciò. Si raggrizzì, ma non bruciò. E allora San Francesco dice, se non vuoi bruciare, vivi. E lo piantò. E viene su questo cipresso di 800 anni. Chiaro, questa è una tradizione tramandata nei secoli. Però sicuramente il passaggio di San Francesco c'è stato. Il suo ricordo c'è nei secoli e quindi noi continuiamo a credere che lui sia passato di qui e che abbia in qualche modo piantato o fatto nascere questo cipresso in qualche modo, in qualche maniera. È vero che questo cipresso si è tentato di distruggerlo nel corso della storia e da chi? Durante la soppressione napoleonica e anche durante l'ultima guerra dei tedeschi qualcuno tentò di bruciarlo. I tedeschi, anzi, ne bruciarono una parte per scaldarsi. Invece nel tempo di Napoleone sembra che ci sia stato un decreto di abbattimento, che poi invece è arrivato il controordine di non abbatterlo. Quindi si pensa che sia stata una cosa dovuta a qualche preghiera dei frati, si spera. Ecco. Quanti pellegrini ogni anno vengono, diciamo, in condizioni normali, adesso al di là della pandemia, insomma, ma in condizioni normali, quante persone vengono, più o meno? Mai contati, perché l'afflusso grosso è il 2 di agosto, qui sono migliaia di persone, ma normalmente passano pellegrini, passano quelli che vanno su anche a Laverno e Assisi, ma anche gente che viene da Rimini, che viene da altre parti, a visitare il luogo e a vedere il cipresso, perché è stato pubblicizzato già diverse volte in varie testimonianze, insomma.